Ciao a tutti, tremate, che sto in bilico. Allora, questo è un video sui preferiti food dell'ultimo periodo. Niente di nuovissimo, sapete, ho un'alimentazione abbastanza semplice per quanto riguarda determinati alimenti, quindi vi faccio vedere. Ve le faccio vedere perché questo è il terzo pacco che sta finendo, perché ho scoperto che piacciono anche a mio marito. E sono i crostini di segale della Lidl. Io li amo, questi ultimi tre me li nascondo. Mi piacciono tantissimo con qualsiasi cosa. Ve ne ho parlato molto spesso in tanti video. L'ultima volta che appunto sono andata all'IKEA, ho detto va bene, prendo tre pacchi, mi basteranno per un sacco di tempo, invece piacciono anche a lui, quindi sono andati via rapidissimamente. Ora, io non voglio diventare né vegetariana né vegana, perché non riuscirei mai a rinunciare a determinati alimenti, però ho cercato di eliminare, cercando di costruire per me e la mia famiglia un'alimentazione un po' più sana. Quindi, ad esempio, non compro più determinati tipi di farina come la 00, oppure non prendo più lo zucchero bianco, prendo solo quello di canna. Tra le farine che ho provato, mi sono tenuta due incarti per farveli vedere, perché la pizza è venuta particolarmente buona. Li uso principalmente per questo. Adesso le bambine, per esempio, sto facendo io la merenda per la scuola, non compro più le brioche così, e sto usando lo stesso tipo di farina. Allora, la prima che è finita è questa del mulino a pietra naturale della Langa Marino. Questa farina di Forza 2 l'ho presa da Italy quando sono andata a Milano, mi è piaciuta tantissimo. Macinata a pietra naturale, veramente digeribile. Quella che però ci è piaciuta veramente tanto, che mio marito ha detto, la pizza è veramente splendida, è buona, ma soprattutto è stata molto digeribile, e la pizza, che tendenzialmente per il mio stomaco bypassato è un alimento un po' ostico, nel senso che mi crea problemi, mi gonfia così, io non ho avuto nessun tipo di problemi. Questa di Antico Molino Rosso, semi integrale di tipo 2, di grano tenero, la pizza è stata favolosa, davvero buonissima. Infatti questa sicuramente la ricomprerò, poi costa 3,50 euro, che voglio dire, non è malaccio. Poi, come spuntino, l'altro giorno cercavo dei cracker e ho voluto provare questi qui della cereal. Ma lo sapete che non sono male? Prima di tutto hanno, insomma, il fatto che non abbiano lievito mi aiutano, perché i lievitati mi gonfiano tanto. Un pacchetto così, senza volersi fissare troppo sulle calorie ma più sugli alimenti, ha 106 calorie, è senza lievito, con farina di frumento, dentro c'è l'estratto di malto d'orzo, non contiene niente. Questi sono gli ingredienti, e come si suol dire, più un elenco degli ingredienti è ristretto, meglio. Da un po' sto facendo la colazione salata, per accompagnare di solito la fesa di tacchino oppure un paio di fette di bresaola, potrei mangiare dei crostini, però visto che quelli dell'IKEA stanno finendo, ho preso questo, che è il pane di segale della cereal in porzioni da 50 grammi, ma mi sa che è senza lievito, mi sa che ve ne avevo parlato in qualche altro video. È profumatissimo, è saziante, anche se sembra una porzione minuscola, sono due fettine. E la mia colazione, io devo dire che la colazione salata la preferisco molto, quindi poi è pratico, lo porto anche in ufficio e non ho nessun tipo di problema. Una scoperta che però mi ha dato grandi soddisfazioni è una cosa che avevo comprato da tantissimo alla Lidl ma non avevo mai provato, cioè il kamut. È un cereale che mi piace tantissimo. Questo cuoce in 8 minuti e di solito lo condisco con le verdure.
Con i legumi, ma è davvero buonissimo. Io non pensavo, davvero non pensavo. Il kamut e il farro sono stati veramente una grande scoperta, come lo è stata la salsa tahina. Ve la faccio vedere. Questa va diluita, Vi dico le istruzioni cosa dicono. È una salsa a base di semi di sesamo. E si prepara aggiungendo la stessa quantità di prodotto che mettete, cioè mettete il prodotto, la stessa quantità di acqua e mescolare, aggiungere sale, succo di limone, aglio tritato e prezzemolo macinato. Esa, che ha parlato spesso della salsa tahina in alcuni suoi video, il suo nick è Esa 591, credo di sì, me l'ha fatta anche assaggiare con la salsa di soia e devo dire che è veramente, veramente buona. È il mio preferito, costa tanto perché io lo trovo purtroppo che costa tanto, però lo continuo a prendere, che è questo della Fahe, c'è scritto come si pronuncia, Dio santo, lo scrivono sempre, si pronuncia Fahe, vabbè. Lo yogurt greco, questo è 0% di grassi, questa è la vaniglia, la versione normale compatta, e questa è la versione che ha diciamo una cremina a base di frutta. Allora, è 0% di grassi, ma gli zuccheri ci sono, sia chiaro. A me piace molto, questi sono gli ingredienti. E la relativa tabella nutrizionale. E sono simili, sì, hanno qualche diversità. No, le calorie sono uguali, voglio vedere se... Allora, zero grassi, però poi ci sono gli zuccheri, sì. Sì, questo ha leggermente più zuccheri perché ha la cremina. Ottimo, ottimo davvero. E in ultimo, una scoperta davvero recentissima, ma di cui mi sono innamorata subito, sono i nuovi succhi della yoga, 100% frutta, solamente frutta. Questo qui è frutti di bosco, ad esempio, dentro ha la mela, il succo di uva rossa, la purea di fragola, il succo di ribes, purea di lamponi e purea di mirtillo. Sono buonissimi, li ho presi anche alla pesca e ho preso la versione alla pera, sono buonissimi, sono recentissimi, sono appena usciti, hanno un profumo buonissimo, buonissimo l'ho detto? E secondo me, sì certo, mangiare la frutta è tutta un'altra cosa, però per esempio avere qualcosa da bere in maniera rapida, un po' diversa, consigliabilissimi, davvero. Quindi questo è quanto, e poi naturalmente c'è la mortadella che non ho qui, che è una fissa da qualche mese, infatti cerco di non comprarla mai. Io amo infinitamente la mortadella forever, non ci posso fare niente, cioè io vado a periodi, c'è stata la fissa del prosciutto crudo, adesso ho la fissa della mortadella, solo che mi piace talmente tanto che è meglio che io non ce l'abbia in casa e che la compri rarissimamente. Raramente parliamo, come si dice. Io vi saluto, se avete qualche prodotto da consigliarmi, purtroppo spesso mi consigliate delle cose che qui non si trovano, però insomma vediamo di reperirle, fatemi sapere, è sempre bello scambiarsi idee, consigli anche su queste cose un pochino più sane, poi le schifezze ci sono sempre, però è meglio, si vede che quando si mangia un pochino meglio ci si sente anche un pochino meglio. Vabbè, ho pontificato e adesso la regina vi saluta e ci vediamo al prossimo video, ciao!